Buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuti. Siamo in diretta e sto aspettando che qualcuno venga a farmi compagnia. Come sapete, io risponderò alle domande che farete. E risponderò grazie ai numeri, perché stasera è una serata dedicata alla numerologia. Quindi saranno i numeri a darvi il loro responso. Io aspetto quindi le vostre domande, risponderò nell'ordine di arrivo delle vostre domande, ma cosa importantissima, non si tratta di oracoli, non si tratta di previsioni. Quindi fate delle domande che permettano non risposte positive o negative, non il sì o il no, mi ama, non mi ama, posso fidarmi, non posso fidarmi, mi verrà rinnovato il contratto sì o no, perché a queste domande i numeri non rispondono. Cosa fanno i numeri? I numeri vi danno dei suggerimenti per trasformare in voi rispetto a una vicenda che state attraversando il blocco che la alimenta e quindi darvi degli spunti per una soluzione. Ma queste soluzioni passano attraverso una trasformazione interiore. Quindi i responsi che vi daranno i numeri saranno sempre responsi basati sulla vostra possibilità di mettervi in discussione. Oh, ciao Barbara, ciao Elisabetta, wow. E quindi le domande che fate cortesemente fatele pertinenti a questo, e cioè sto vivendo una certa situazione, come posso sbloccarla? Cosa posso fare all'interno di me per trasformare? Ok? Quindi mi raccomando, non sono oracoli. Allora, io risponderò in ordine di arrivo. E se dovesse saltare il collegamento, mi è già successo purtroppo qualche volta, io ritornerò immediatamente su Bridges of Light e riprenderò a rispondere da dove ero rimasta. Non rispondo alle domande dove mi si chiede posso avere un numero per me, posso avere un messaggio per me, ma su questioni specifiche. Vediamo un po' infatti cosa scrive già Emanuela. Come faccio a trasformare questa paura data da una forma pensiero e quale blocco ho creato, come superare questo periodo? Ok, questa è una domanda abbastanza pertinente. Benissimo. Vediamo Emanuela che consiglio ti danno i nostri amici numeri. Oh, allora è uscito il 6 negativo, che è il martire, e come vedi la parola chiave è sacrificio. Allora, cara Emanuela, i numeri sono sia negativi che positivi. Sappiate che io in mano ho un sacco di numeri, ce ne sono 9 positivi, 9 cosiddetti negativi, 4 numeri maestri e 4 numeri karmici. Quindi il 6 negativo, lo faccio vedere di nuovo, il sacrificio, il martire, sta a dire che c'è un problema di origine affettiva. Tu dai tantissimo nella speranza, Emanuela, di ricevere qualcosa in cambio, dai 100 per ricevere uno. Dentro di te c'è la convinzione di dover fare tanto per meritare anche solo poco. Questo è dovuto al fatto che hai avuto tanto bisogno di amore nella tua infanzia e dai tanto amore quanto avresti voluto riceverne. Tuttavia, arrivi ad annullarti per questo, arrivi al tuo sacrificio. La paura che hai è quella dell'abbandono, del non essere amata, dell'abbandono che ha creato questa forma per cui tu ti annulli. Quindi il consiglio che ti danno i numeri è non prenderti la responsabilità delle azioni degli altri, non strafare per gli altri nella speranza di avere qualcosina dando 3.000. Ricordati di bilanciare dare e avere, se dai uno devi ricevere uno, così è giusto. Ok? Lavora su questo e lavora sul fatto che tu meriti amore a prescindere, senza dover fare delle cose. Potete darmi dei feedback su queste risposte. Emanuele, in bocca al lupo.
vado avanti, cosa posso fare, Simona, per abbandonare gli attacchi d'ira? Ah, questo è interessante. Bene, Simona, vediamo un pochino a cosa rispondono i numeri. Allora, è uscito il giullare, il numero 3, che è anche come vedi l'espressione. Allora, il 3 devi sapere che è il numero in realtà più ilare di tutti, il giullare. Il 3 è il numero della comunicazione, ma come vedi, il 3 è un numero che sta sul palco. Chi è il giullare? Il giullare è un personaggio che recita una parte, che è quella dell'ilarità, della comicità, del pensiero positivo, dell'ottimismo. Quindi se tu hai degli attacchi d'ira e esce questo numero, vuol dire che in realtà sei in una forma di maschera. È sempre una maschera quella che ha l'attore addosso, recita sempre una parte. E questo non permette a te di esprimerti per ciò che veramente sei. Il 3 ha una caratteristica bellissima, ha una capacità di comunicazione straordinaria, che è anche una versatilità comunicativa, per la quale sa comprendere esattamente chi ha di fronte e sa porsi in maniera tale da mettersi in relazione con qualsiasi interlocutore. Diventa un po' come tu mi vuoi. Questo fa sì che lui non si mostri mai per quello che è, perché ha paura di non essere accettato. Quindi, se io devo collegare la tua domanda al responso del numero, abbi il coraggio di mostrarti per ciò che sei. Non pensare di dover sempre accondiscendere a ciò che gli altri vogliono che tu sia e quindi a non farti vedere per come realmente sei. Abbi il coraggio di mostrarti per come sei. In bocca al lupo, Simone. Simona. Laura Nencini, come faccio a trasformare la mia vita affettiva? Cosa devo modificare dentro di me? Ok, molto bene Laura, domanda pertinente, vediamo subito che consiglio ti danno i numeri. Oh, è uscito un 7 in negativo però, che come vedi è il solitario, la parola chiave è la critica. Allora, intanto cosa vuol dire un numero in negativo? I numeri hanno delle caratteristiche, ma quando queste caratteristiche vanno in eccesso o in difetto, siamo di fronte a uno squilibrio, quindi vanno nella loro forma negativa, nella loro forma di manifestazione eccessiva o carente. Allora, nel 7 in negativo significa che c'è un grande senso di critica dentro di te e di non accettazione del mondo. C'è probabilmente all'interno della tua vita affettiva la ricerca della perfezione, della persona perfetta. Qui bisogna fare pace con te, con il mondo, perché quello che ovviamente chiediamo all'esterno è ciò che chiediamo anche a noi. Quindi accetta te stessa con tutte le tue parti, anche quelle che tu non ami, che spesso vengono chiamate difetti, ma che tali non sono, sono le parti che si fanno crescere. E accetta che è così per tutti. Il mondo non è perfetto, ma è bello proprio per la sua varietà. Quindi quando cerchi una persona, non cercare la perfezione, perché questo ti crea una grande critica, un grande scollamento dal mondo, ma soprattutto ti fa andare molto nel mentale. E se vai nel mentale non liberi il cuore e quindi non riesci a trasmettere l'energia affettiva e a mandare il segnale che cerchi affetto dall'altra parte. Ok? E come vedi dal disegno, il personaggio si trova in cima a una torre, è staccato dalle sue radici perché l'eccessiva critica ci fa andare tutto nella testa e perdere il contatto con il mondo. Accogli quello che c'è per com'è, guarda il bello in quello che c'è e non stare focalizzata sul brutto. In bocca al lupo, Laura. La Paola Fantuzzi, ciao Paola, quale blocco ho sul lavoro? Vediamo un pochino. Allora, dunque, vediamo un pochino per la Paola quale blocco ho sul lavoro. Oh, Paola, è uscito un 3 in negativo, imitazione, lo straniero. Prima abbiamo parlato del 3 in positivo, che è appunto il numero della comunicazione, il numero di colui che si pone sempre molto anche in evidenza, è un po' l'anima delle feste, porta il pensiero positivo, ma quando andiamo in negativo, questo numero invece, che è tra l'altro il più creativo di tutti, come vedi, spegne la sua creatività e va nell'imitazione e si sente estraneo alla situazione.
Questo accade quando si trova in una situazione di disagio molto forte, in una situazione in cui sente di non potersi esprimere per ciò che è e sente di subire delle regole, delle norme. E in questo caso esegue senza passione, in maniera molto statica, in maniera molto distaccata e finge perché, come dire, sente molto il senso del devo fare così e così agisce. Allora, questo è il blocco. Tu sei in una situazione in cui senti che il lavoro non ti esprime e quindi sei in questo distacco in cui tieni a freno la tua creatività, tieni a freno tutte le tue emozioni, la tua passionalità, anche la tua comunicazione si basa proprio sulla ripetizione più che su una comunicazione interna reale e questo è il blocco che in questo momento le carte scusa, i numeri ti stanno evidenziando. E lavora sul ripristinare il senso della comunicazione, il senso della bellezza anche in questo caso, in quello che c'è. Qui o cambi lavoro o cambi l'atteggiamento interno, ok? E quindi accetti che questa è la situazione senza subirla, ma pensando che può essere comunque uno strumento in questo momento momentaneo per andare avanti. In bocca al lupo. Allora, Emanuela Dessi, cosa mi vedono nel mio ambiente di lavoro? Cosa mi vedono? Cosa vuol dire cosa mi vedono? La data di nascita non serve, Emanuela. Cosa vuol dire cosa mi vedono? Scusa, me lo specifichi perché non capisco. Volevi dire forse come mi vedono? Non riesco a capire la domanda, mi dispiace. Vado avanti, riscrivila dopo e ti rispondo. Claudia, ho un rallentamento nel lavoro con i bambini. Cosa devo sbloccare o che risorsa posso usare? Ora molto bene. Oh, sono contenta che finalmente non devo lottare con le domande poco chiare. O meglio, che vogliono il sì o no. Ah, è uscito di nuovo il 7. Il 7 in negativo. Allora, c'è un momento, Claudia, in cui forse senti anche l'ambiente in cui lavori con i bambini, sei entrata in una forma di critica, sicuramente le maglie che mettono nel tuo lavoro, chiamiamo le maglie sono larghe, diciamo i paletti che mettono nel tuo lavoro ti hanno coinvolta emotivamente, per cui senti che c'è bisogno, come dire, ti stanno strette e quindi sei entrata in una situazione di critica e di distacco e quindi non stai più agendo con il trasporto che hai per il tuo lavoro. Allora, non farti soverchiare da questo, perché per tirare fuori la tua risorsa, che è quella in realtà di un'affettività e di una dedizione profonda, abbiamo bisogno di superare questo distacco che senti. Quindi mi raccomando, ricollegati al cuore e alle radici. Pensa ai bambini e non cerca di rallentare sulla frustrazione data dai paletti nel lavoro con loro. In bocca al lupo, Claudia. Datemi pure dei feedback in fondo. Deborah, come faccio a trasformare la mia vita sentimentale, a non sbagliare nuovamente persona? Ora vediamo cosa puoi trasformare dentro di te, ok? Vediamo un pochino. Ma Deborah, è uscita una carta, un numero bellissimo, che è il 22. Che è il numero maestro. Allora, cosa sono i numeri maestri? I numeri maestri sono dei numeri che vengono chiamati così perché sono in collegamento con i maestri e sono dei grandi canalizzatori e quindi portano in terra i consigli dei maestri. A quale scopo? Per portare qui la realizzazione di un mondo più evoluto. Cercano di realizzare i pensieri dei maestri in terra. Il 22 in particolare, vedi che è il creatore e la parola chiave è realizzazione. Allora, rispetto alla tua domanda, che è relativa alla vita sentimentale, il discorso è questo, che il 22 idealizza il compagno, allora, e lo mette su un piedistallo e nella vita familiare diventa molto tradizionalista. Mentre all'esterno è un vulcano di progetti, un vulcano di idee e questo può creare destabilizzazione in chi hai davanti, perché prima ti vede in un modo, poi nel privato ti vede in un altro. Quindi lavora sul fatto che nessuno va messo sul piedistallo, ok? Quindi vivi l'altra persona come una, come si dice, come un, come un,
un essere umano che semplicemente ha pregi e difetti come tutti e cerca di conciliare tra questa progettualità che hai altissima, tutta questa energia e poi questa forma di conservatorismo che hai in realtà nel rapporto a due, perché destabilizza l'altra persona. Questo è ciò su cui lavorare. Allora, purtroppo le domande stanno salendo velocemente e non riesco a vedere una domanda precedente. Vediamo se così riesco, non lo so. Una domanda precedente che era quella di una persona che diceva che allora, aiuto, qua si sono mescolate tutte le domande purtroppo, di qualcuno che diceva che le va tutto male e quindi che cosa poteva fare se andava tutto male. Ora non riesco a ritrovarla, purtroppo si sono mescolate tutte le domande. Vediamo un po' se riesco a rispondere a questa persona. Ragazzi, esce di nuovo sempre il 7 negativo. Allora, c'è molto molto distacco, molta molta critica. La critica è dovuta alla paura, ok? La paura è lo strumento che ci tiene lontani, molto molto lontani, molto lontani da ciò che è, molto lontani dalla verità, ok? Per cui dobbiamo lavorare di più con il cuore, molto di più con il cuore. Allora, io adesso purtroppo si sono ingarbugliate le domande, non capisco per quale motivo, io vedo che si sono mescolate, per cui mi dispiace. Vado con quelle che purtroppo mi si evidenziano in questo momento. Allora, Caterina Gallo, cosa posso fare per sbloccare il mio percorso in questo momento? Quando sembra... Ah, mi è andata su. Allora, Caterina Gallo, stavo rispondendo a lei, vado veloce perché sennò... L'alchimista. Allora, Caterina, il problema qui è che è uscito un numero karmico. L'alchimista, il 13, vedi che sotto la parola metamorfosi, esce per chi è molto molto rigido nelle proprie scelte, ripete molto molto spesso gli stessi schemi. Ti invito a guardare questo nella tua vita. E il 13 è anche molto testardo e quindi... fa fatica a cambiare schema, si aggrappa agli schemi, mentre il 13 viene a dirti che c'è una parte di te che sta morendo e che va accudita, perché questa morte è una metamorfosi, è una risoluzione. A volte però per capirlo i 13 hanno bisogno di prendere qualche bastonata, ma quando riescono nella metamorfosi, quando riescono a lasciare andare vecchi schemi, c'è una vera e propria metamorfosi. Quindi lavora su questo, guarda gli schemi che usi, che sono ripetitivi e lasciali andare. In bocca al lupo. Allora, io non so come fare per ritornare sulle domande precedenti. Io andrò con quelle che riesco a vedere, ok? Allora, Giuseppina chiede, secondo te ho talenti da sviluppare? Allora, non c'è secondo me, vediamo cosa dicono i numeri. Non servono le date di nascita. Ciao Antonella, grazie. Allora, non è che non ne hai da sviluppare, ne hai. È uscito un 6 di nuovo in negativo. Sappiate che spesso succede tantissimo che i gruppi si richiamano con le stesse frequenze, si ritrovano sulle stesse frequenze. C'è bisogno di lavorare sulla tua modalità di dare amore, perché tu dai tanto per cercare di ottenere qualcosa in cambio, per sentire un affetto. Bilancia il dare e l'avere, bilancia il dare e l'avere. Vado avanti cercando di andare più velocemente. Allora, Emanuela, come mi vedono nel mio ambiente lavorativo? Ma scusami, Emanuela, ma perché hai bisogno di sapere come mi vedono? Non è una risposta che ti posso dare, perché non capisco che senso abbia onestamente saperlo. Perdonami. Se mi fai una domanda più precisa ti rispondo, mi dispiace fartela rifare. Vado avanti. Dunque, avevo visto prima una domanda dalla Elisabetta Zardini, alla quale rispondo perché quella era riuscita a vederla, come poteva cambiare la sua vita sentimentale, se non erro.
Elisabetta, è uscito un numero maestro, il 33, che è il maestro che parla di consapevolezza. Cosa fa il maestro? Non giudica, non critica, accoglie ed eleva i suoi studenti facendo da specchio, quindi mostrando all'altro come agisce, senza giudicarlo. E sta nell'accoglienza e nella centratura. Il saggio è colui che sta fermo e cambia il mondo, non entra nella mischia, ma fa quello che può per elevare di consapevolezza. Quindi questo è il consiglio che ti viene dato in questo momento dai numeri, Elisabetta. Il 33 ricordi che è maestro, quindi c'è della canalizzazione quando si parla di maestro, ci sono delle potenti intuizioni quando si parla di numeri maestri, che vanno seguite, ma per essere seguiti bisogna essere radicati e a cuore aperto, altrimenti l'energia transpersonale che arriva non fa il giro giusto e diventa un'energia egoica. In bocca al lupo. Lorena chiedeva qualcosa sul come puoi slo per sbloccare la sua vita economica. Vediamo velocemente cosa dicono i numeri. Ragazzi, di nuovo 6 negativo. È pazzesco. La tua vita economica non si sblocca perché dentro di te c'è la convinzione di dover sempre fare 3.000 per avere uno. E quindi è chiaro che tu fai 3.000 e arriva uno anche economicamente. Quindi sblocca questo, dare e ricevere devono essere bilanciati, bilanciati, ok? È un problema affettivo di base, problema affettivo di base, non hai ricevuto amore né dai tanto quanto ne vorresti ricevere. Danne meno, tra virgolette, dai, perché non deve essere uno strumento dare amore per farci o accogliere o accettare, ok? E incide sulla tua vita economica. Allora, vediamo un po'. Purtroppo le domande, non riesco a starci dietro, scusatemi. Allora, devo fare Alice Pilla, devo fare una scelta lavorativa importante. Non mi sento in linea con chi dirige il mio gruppo. Io non cambierei mai, ma lavorare così mi destabilizza. Cosa devo fare? No, allora, Alice, io non ti posso dire cosa devo fare, cosa devi fare, perché i numeri non rispondono in questo, null, in questo modo. E ti posso dire cosa puoi cambiare dentro di te. Ed è uscito di nuovo un 3. Allora, tu sai comunicare. Tu sei la persona che si mette sempre al centro della situazione e quando non sei al centro ne soffri e sai parlare molto bene con tutti. Sfrutta queste capacità, ma non essere frustrata nel momento in cui vai in ombra. Nel momento in cui nel lavoro ti mettono in ombra, per te è finita. Ok? Ricordi che all'ombra a volte si può anche star bene a riposare. Patti, non ho mai chiesto nulla. Allora, la mia strada è lavorare con le mie capacità spirituali, sono tanto confusa. Allora, Patrizia, non so darti un sì o un no, ma ti dico cosa dicono i numeri. Ed effettivamente esce il numero 7, che è il numero del saggio. Il saggio chi è? Lo dicevo prima, colui che ascolta molto, parla poco, che deve fare pace tra cuore e mente, perché il 7 è il numero della meditazione, ma anche della logica, ma è anche il numero che ti dice che effettivamente tu hai delle capacità spirituali che vanno espresse, perché il 7 cerca sempre la verità oltre il visibile. Quindi fidati delle tue capacità e dei tuoi talenti spirituali. In bocca al lupo. Franca Scuzzarello, ho incontrato dopo un anno e mezzo il mio ex, oggi dopo un anno dal rincontro siamo grandi amici, ma sento che ci sia qualcosa di più. Tu cosa ne pensi? Io niente. Ti posso dare un consiglio sui numeri, ma su cosa devi trasformare tu? Non ti diranno se sì, c'è qualcosa in più o no, ok? Non sono oracoli questi, non sono oracoli, ok? Sono consigli di trasformazione personale, per cui le risposte potrebbero anche non piacervi. Ed è uscito un 4, che è il costruttore, che parla dell'ordine, ok? Quindi cosa dice? Che bisogna costruire le cose con tranquillità, ma radicamento, un passo dopo l'altro. Il 4 è una messa a terra che ti sta dicendo non svolazzare, stai coi piedi per terra. Questo è quello che ti dicono i numeri, ok? Quindi anche rispetto a questa situazione non farti voli pindarici, costruisci la tua vita un mattone dopo l'altro nella sicurezza, nella certezza. Auguri. Laura Melluso, buonasera, non riesco a trovare un lavoro che duri. Perché? Ah, allora,
Vediamo cosa devi trasformare in te che crea questo blocco, ok? Vediamo un po'. No, ragazzi, non so cosa dirvi, è uscito sempre questo. È incredibile, giuro che ho tutti i numeri in mano. Allora, è sempre quella, se hai ascoltato prima, sai che il problema è questo, che dai, 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 e quando si dà spropositatamente, c'è chi ne approfitta. Bisogna equilibrare questo. Bisogna assolutamente riequilibrare questo, perché altrimenti sarà sempre una situazione instabile nel mondo lavorativo. In bocca al lupo. Maria Teresa Rao, come posso lavorare per sbloccare questo momento della mia vita? Ok, benissimo, vediamo un po'. Oh, indipendenza, il guerriero, il numero uno. Devi lavorare sulla fiducia in te e sul fatto di andare avanti da sola. Non pensare di aver bisogno degli altri per fare le cose. Assolutamente. Ok? L'uno, intraprendenza, coraggio, audacia. Prendi e vai e fai, agisci e non pensare. Vai e fai. E non pensare di aver bisogno degli altri. Importantissimo. In bocca al lupo. Anna Maria Carone, puoi dirmi qualcosa sulla mia vita sentimentale? Ti posso dire cosa puoi fare tu per la tua vita sentimentale, ok? Allora, vediamo un po'. Oh, l'angelo caduto. È uscito lo 0, che è il 9 negativo, che viene a dirti che a causa delle tue ferite, di un'eccessiva sensibilità che hai, hai messo un gran muro tra te e tutto e quindi spesso diventi molto fredda, quasi glaciale nel mondo, modo di porti. Mi raccomando, devi lavorare su questo se vuoi sbloccare la tua vita sentimentale, ok? Metti il giusto distacco tra te e le cose, perché se hai questo numero vuol dire che sei molto sensibile, senti molto quello che accade nel mondo, come se capitasse tutto a te e dopo un po' non ne puoi più, è troppo. Quindi ricordi di mettere la giusta distanza tra quello che appartiene a te e quello che appartiene agli altri. Non farti carico di quello che non è tuo. Allora, Tina, non mi va bene niente sia nel lavoro che in amore. Cosa posso fare per riequilibrare tutto? Vediamo su cosa bisogna lavorare. Allora, oh, il sovrano, che è il potere, il numero 8, il potere. Allora, qui c'è bisogno di tirar fuori la tua capacità di gestire le cose. Se è uscita questa carta, questo numero, vuol dire che tu ce l'hai, ma non lo tiri fuori. Il sovrano è colui che ha la capacità di trasformare i suoi pensieri in realtà. C'è bisogno di fidarti del tuo potere, fidarti di te. Lavora sul terzo chakra, lavora moltissimo, fai delle meditazioni sul fuoco interiore, ok? Perché in realtà se entri in contatto con questo, io posso, risolvi. Auguri. Allora, vado avanti. Morghita Molnar, puoi dirmi qualcosa riguardo ai miei studi che inizierò tra poco? Cosa vuol dire questa domanda? Io parlo di quello che potete trasformare in voi, ok? Quindi non riesco a rispondere a Margareta, mi dispiace. Caterina scrive che sta bene, ok, va bene. Anche Lorena scrive incredibile, verissimo. Sonia, ciao, come posso sbloccare questo periodo molto faticoso dove tutto è fermo? Benissimo. Allora, perfetto. Ah, oh, è di nuovo l'otto. Stessa cosa, ok? Se tutto è fermo è perché tu sei entrata in contrasto con il tuo potere o perché sei diventata troppo controllante. Quindi, però questo non è un 8 negativo, un 8 positivo. Quindi, ritieni conto di quanto è importante che tu ti fidi di te. Ok? Se è uscito l'8, sei una persona che ha molta capacità di gestire le cose, anche dal punto di vista materiale. Ok? Molto importante che tu ci creda in questo e tu sblocchi il contatto con il tuo potere. Poi da lì le cose vanno in bocca al lupo. Allora, Patti scrive grazie, tutto vero. Ok, vado avanti. Donatella dice riuscirò, Donatella Ferrara, riuscirò a trovare la mia centratura. Allora, vediamo un po'. Donatella.
Oh, Donatello, è uscito un numero karmico, 16, il perfezionista. L'assolutismo. Sì, riuscirai se diventi più indulgente con te stessa. Perché tu quando fai qualcosa hai bisogno di farla alla perfezione, con una cura dei dettagli eccessiva, diventi anche un'esperta nel fare determinate cose, ma questo è faticosissimo e soprattutto ti porta a una forma di assolutismo, deve essere fatto assolutamente in quel modo e questo non ti c'entra mai perché c'è troppa rigidità in questa modalità. Quindi accogli di fare le cose con più leggerezza, più morbidezza, in tutto e per tutto. E che se non sono perfette vanno bene lo stesso. E che se non sai tutto di quella cosa, comunque te ne puoi occupare. Comunque. Ok? Allora tornerai con i piedi per terra. In bocca al lupo. Simone, sto passando un periodo stressante per la salute di mia madre. Vorrei sapere se riuscirò a ritrovare la pace e la serenità. Allora, vediamo. Cosa dicono i numeri per quello che puoi fare tu per ritrovare la pace e la serenità? Guarda, è uscito di nuovo un 22, il creatore. Il 22 è il creatore che hai tanto bisogno di realizzare. Allora, la pace e la serenità tu la trovi, è un numero maestro questo, mi raccomando, se continui a fidarti o cominci a fidarti delle tue intuizioni e se continui a realizzare i tuoi progetti, se tu vieni bloccato nella tua energia, il 22 è un'energia vulcanica, bisogna di fare sempre 3.000 cose, se tu vieni bloccato in questo, tu non trovi pace e serenità, ti senti solo frustrato. Quindi, se anche ci sono dei problemi, non dico di non occuparsene, ma occuparsene è diverso da preoccuparsene, ok? Perché devi avere assolutamente lo spazio per te, per poter fare le tue cose. Se una situazione della salute di tua madre diventa totalizzante, ti distoglie da ciò che desideri fare, tu non la ritrovi la pace e la serenità, ok? E non credere che sia dovuto sicuramente il pensiero per la salute di tua madre ce l'hai, ma non è solo quello che ti porta via la tua centratura. In bocca al lupo, Caterina, come posso caricarmi di energia? Allora, vediamo. Oh, il 4. Il costruttore, l'ordine, è uscito anche prima. Ti ricarichi di energia ricominciando ad agire con metodo, con ordine, con tranquillità, mettendo in fila le cose una dopo l'altra, mettendoti di nuovo a costruire e a fare. Senza sovraccaricarti, ok? Ma con metodo, ok? Quindi ci tranquillizziamo e seguiamo le regole, seguiamo gli iter prestabiliti. Questo ci darà tranquillità, sicurezza e anche una forma di ricarica. Dunque, sì, Antonella, lo so che ci provi ad aiutarti, ad aiutarmi, è normale. Allora, mia Teresa, vado avanti, sante moderatrici, dice qualcuno giustamente. C'è un blocco, chiede Ilaria, Mona Lisa, c'è un blocco nel mio rapporto sia vita privata, sia vita, potrei avere un numero, sono numeri e non carte. Allora, vediamo cosa c'è nella tua vita privata, su cosa puoi lavorare, ok? È uscito di nuovo il 7, è uscito nuovamente il 7, ve lo faccio vedere, ok? Il 7, quindi il blocco è che in questo momento siamo distaccati in una forma di giudizio eccessiva, le cose non nascono dal cuore, non nascono dal cuore, nascono dalla mente che sta lavorando troppo e quindi siamo lì a fare le pulci, alle punte, alle matite, lo shampoo alle pulci per essere più divertenti. Quindi anche in questo caso c'è bisogno di fare pace, pace con il mondo, pace con te stessa, pace con l'imperfezione, pace con ciò che non ti va. Rimanendo focalizzati su che cosa? Su ciò che invece ti va, su ciò che è bello. Prendi il bello e lascia il brutto. Non puoi trovare una cosa solo bella. Ok? In bocca al lupo. Maria Grazia Scarpellini, cosa posso fare per sbloccare la situazione economica? Vediamo un po'. Wow, è uscito il 19, numero karmico, il condottiero, l'azione. Allora. Per sbloccare la tua situazione economica bisogna superare una forma di ego. Adesso stai tranquilla con un po' questa affermazione un po' pesante. Cosa vuol dire superare una forma di ego? Che abbiamo bisogno di diventare dei guerrieri di luce, ok?
In questa carta c'è dell'iniziativa, dell'intraprendenza, ma c'è anche molto bisogno di riconoscimento. Quindi la situazione economica non si sblocca perché tu la associ a una forma di riconoscimento che invece è di origine affettiva. Allora, se noi riusciamo ad essere guerrieri di luce, noi siamo coloro che non pensano al merito, ma pensano all'agire in quanto guidati dall'alto e quindi superano le barriere dell'ego. Nel momento in cui per te riuscire a guadagnare e a risolvere la tua situazione economica non sarà più un mostrare di essere arrivata, ecco che la situazione si sbroglia. E mostrare di essere arrivata è figlio dell'ego, devo mostrare che ho fatto. In bocca al lupo. Laura Melluso, non mi risparmio sul lavoro. Ok, mi sento come una marionetta, esattamente. Helga Noemi, sono stanca di non avere un lavoro duraturo, cosa devo comprendere, cosa mi blocca? Ok, queste sono poste in maniera corretta. Allora, potere, il potere, il tuo contatto con il potere, uscite di nuovo l'otto. O tu, quando ti trovi in una situazione, diventi troppo controllante e quindi occupi troppo spazio, o viceversa. Non credi in quello che tu fai e quello che tu puoi fare, non credi in te, in poche parole. Quindi, mi raccomando, lavora sulla fiducia in te e nelle azioni che fai. In bocca al lupo. Allora, Giulia dice, mi hai saltato, mi dispiace, ma purtroppo io non riesco a rivedere dei commenti che sono andati più in alto, devo andare più veloce. Giulia, riformula là sotto, vediamo se riesco a risponderti. Monica, quali sono i miei blocchi? Vediamo un po'. 5, negativo, girovago, evasione. Monica, non riesci a stare su una cosa, vivi tutto come una limitazione della tua libertà. Il radicamento è la soluzione, ma allo stesso tempo il radicamento ti fa molta paura. Questo ti porta a fuggire sempre un po' da tutto, ok? A fare sicuramente tanta esperienza, a divertirti anche molto, a stare sempre nella leggerezza, ma poi nelle concretizzazioni dei progetti e delle soluzioni fai fatica. Quindi lavora sull'accettare anche di mettere i piedi per terra e che non tutto è un limite alla tua libertà. In bocca al lupo, Monica. Concetto, ho intrapreso un percorso, vorrei sapere se sono sulla strada giusta. Non sono oracoli questi. Concetta, non sono oracoli, non sono previsioni, ok? Allora, in realtà qui comunque è uscito il 7 per te, il saggio, quindi se si tratta di una strada che ha a che fare con l'apertura verso la spiritualità e l'evoluzione, va perseguita. In bocca al lupo, Concetta. Allora, vado avanti. Ops. Morghita Mona, cosa posso fare per stare bene dal punto di vista emotivo? Vediamo un po'. Ok, vediamo un po'. Oh, di nuovo il 7. Stasera abbiamo un gruppo di ipercritici, mi sa. Ok? E dal punto di vista emotivo dobbiamo tranquillizzarci in generale, e cioè dobbiamo riuscire a vedere il bello in quello che c'è, riuscire a rilassare un po' tutte queste rigidità che nascono dalla critica. Stiamo focalizzati sulla luce, che il buio non ci serve. In bocca al lupo, Morghita. Allora, Giulia, ecco, mi puoi dire per il lavoro? Allora, Giulia, vediamo un po' per il lavoro, però il blocco tuo ti posso dire, non è una previsione per il futuro. Di nuovo uscito lo 16, veramente stasera gruppo di ipercritici, eh? Cioè, per il lavoro, tu cerchi una cosa in forma assoluta, deve essere assolutamente quella fatta in quel modo, altrimenti non la accogli, non la accogli. Bisogna rompere questa rigidità, in una ricerca così assolutistica o nel tuo lavoro cerchi proprio una perfezione eccessiva. C'è una rigidità nella modalità in cui o cerchi lavoro o fai il tuo lavoro, che è il problema. In bocca al lupo.
Quali sono i miei blocchi e motivi per trovare serenità? Ok, vediamo un po'. Oh, stando nella leggerezza e nel pensiero positivo, il 3 ti viene a dire che bisogna essere ottimisti, avere fiducia. Ok? Guarda la luce, guarda la luce e divertiti. Comunica, accogli, apriti ad accogliere. In bocca al lupo. Emanuela, sono un'altra. Come faccio a risolvere i miei problemi lavorativi ed economici? Vediamo sempre il blocco. Ok, vediamo il blocco. Ah, è uscito il 9, il liberatore. Il liberatore, la parola chiave, compimento. Allora, il 9 è una sorta di accompagnatore spirituale, tipico di una persona estremamente generosa, molto compassionevole, che sente tanto il bisogno di fare dei progetti che aiutino gli altri a evolvere. Se tu prendi questa strada, se tu assumi questi atteggiamenti, ecco che le cose si ammorbidiscono. Si ammorbidiscono. In bocca al lupo. Antonella. Posso chiedere se questo periodo molto pesante finirà e la luce si vedrà tra me e mio marito? Allora io ti posso dire quello che puoi cambiare tu come atteggiamento in questa vita. Ok? C'è un problema di dipendenza. Il 2 negativo, l'orfano, la dipendenza. Quindi finché tu pensi di non poter stare in piedi nella tua vita se non c'è qualcuno, in questo caso tuo marito, la tua personalità non si esprime e quindi sei sempre lì che temi da un lato l'abbandono e dall'altro non riesci a essere te stessa. Ricordati di avere fiducia perché tu sei una persona intera che non ha bisogno dell'altra. La famosa mezza mela è una cavolata, una mezza mela marcisce. Noi siamo mele intere, che a volte stiamo bene per un periodo, o per i più fortunati tutta la vita, e nello stesso cestino con un'altra mela intera. Ok? In bocca al lupo. Giulia, è una seconda domanda che fai per cui facciamo una domanda per persona, ti ho già risposto sul lavoro. Romina, su cosa devo lavorare per sbloccare la mia situazione? Allora, vediamo un po'. Un 4 negativo, il prigioniero, la necessità. Allora, per sbloccare la tua situazione bisogna cominciare a permettersi l'errore. Il 4 è un numero molto rigido con se stesso, molto meticoloso, molto affidabile, ma quando va all'eccesso diventa anche questo un po' un assolutista. E quindi è importantissimo che tu ti permetta l'errore, tra virgolette, ovvero vado avanti, sperimento, provo e se non va ho semplicemente capito che lì non posso, che quella non è la strada, vado da un'altra parte. Ok? In bocca al lupo. Vado avanti, Ilaria, Mona Lisa, sì è vero, cerco sempre ciò che non va, ok, grazie, proverò a capire bene, l'ho scritto in tutti i modi, sì Giulia infatti ti ho già risposto, Anna Maria, quali sono i miei blocchi, ok, questo lo possiamo vedere, Silvana, non ti posso rispondere con un consiglio per me, grazie, dimmi, parlami di una situazione più concreta, ok? Di nuovo 4 il prigioniero. A volte diventiamo un po' eccessivi, un po' eccessivi. Abbiamo troppo bisogno di mantenerci sulle regole, sul si deve fare in questo modo, è necessario essere in questo modo, molto molto radicati, con un po' paura di volare verso l'alto. Mi dà questo come blocco. Quindi, come dire, lavoro sulla leggerezza. Ma sì, le cose fluiscono, lasciamo fluire, il 4 non lascia fluire, affidiamoci, l'affidamento manca, lavora su questo, in bocca al lupo Anna Maria. Allora, Silvana, un consiglio per me, io parlo dei tuoi blocchi, ok? 9 di nuovo, il 9 negativo, che è lo 0, l'angelo caduto. Il blocco è qui che hai messo proprio un grande muro tra te e il mondo, tra te e gli altri, a causa delle eccessive batoste. Questo va risolto. O sei troppo partecipe o troppo distaccata. Trova la via di mezzo per tornare nel mondo e vivere nel mondo. Nella maniera giusta. Ok? In bocca al lupo. Valeria, riuscirò a sistemare il mio cammino? Vediamo un po'. Vediamo un po'.
Se riuscirà a sistemare il mio cammino, beh, è uscito di nuovo il 22. Oh, questa sera abbiamo 3-22, è importante, di nuovo un numero maestro. Questo cosa sta a dire? Che devi utilizzare la tua energia transpersonale, devi fidarti delle tue intuizioni, devi trasformare i tuoi sogni in realtà. C'è tanta energia in te, tantissima energia, la devi assolutamente scaricare a terra, altrimenti se non la scarichi a terra implode. Se tu dai retta alla tua energia, okay, quindi dai corpo ai tuoi progetti, allora si sistema questo cammino, assolutamente, ma devi farlo e fidarti di te e essere molto aperta con il cuore, altrimenti questa energia transpersonale si disperde altrove e allora c'è la frustrazione e poi stai male. In bocca al lupo Valeria, vado avanti. Silvana, se riesco a sbloccare una situazione. Allora, sì, Elga, è proprio vero, sì, è sempre tutti un po' connessi. Allora, Silvana, ma dunque, è una domanda a cui ho già risposto. Sì, ho già risposto. Ok, Elga, va bene, Donatella, Antonella che continua a rispondere. Come faccio a risolvere i miei problemi lavorativi? Emanuela Bambara ed economici. Dunque, è uscito di nuovo un 13, numero karmico, l'alchimista, metamorfosi. Allora, guarda i tuoi modi di agire nella vita. Ci sono degli schemi molto rigidi attraverso i quali tu operi, sempre gli stessi, vanno accantonati, vanno trasformati, ok? Guarda gli schemi, sono ripetitivi. Il 13 viene a dirti che una parte di te è arrivata all'esasperazione e va lasciata andare per fare posto al nuovo, ok? C'è molta testardaggine nel 13 e questa blocca il flusso dell'energia. Bocca al lupo, Emanuela. Grazie, infatti vorrei solo una carta, sì o no? No. Silvana Puma, le ho già risposto. Clara chiede quali sono i suoi blocchi. Ok. Il ribelle, che è l'uno negativo. Allora, il blocco è l'insicurezza, la mancanza di autostima e il terrore di sbagliare. Come lo risolviamo? Beh, facendo lo stesso le cose. Facendo lo stesso le cose. E se non vanno bene, abbiamo capito che si fanno in maniera diversa. Non è una tragedia, non è una tragedia. Non aver paura del giudizio per questo. In bocca al lupo, Clara. Volevo sapere se mia mamma tornerà a casa con me. No, questa non è una domanda a cui posso rispondere. Questo che mi chiedi è proprio un oracolo e queste carte non fanno oracoli, ma dicono cosa puoi trasformare in te rispetto a una situazione che stai vivendo e qui non c'è proprio un appiglio per una risposta. Ti faccio tanto in bocca al lupo, Stefania, ma ce l'avrai con me, capisco, ma non è una risposta che ti posso dare. Silvana, abbiamo già risposto. Mara chiede quali sono i miei blocchi. Ok. Allora, qui è uscito un 1 che è l'intraprendenza, l'audacia. E il coraggio. L'uno è il guerriero, colui che, come vedete, è molto molto indipendente. Qual è il blocco? Beh, l'uno ti sta a dire che uno che pensa che fa da sé fa per tre, da un lato fa anche tante cose, dall'altro però è quello che si sente anche un po' solo, perché è sempre un po' un antesignano l'uno, è colui che scopre strade nuove e chi va avanti spesso va avanti da solo. Occhio in questo a non diventare un po' supponente, un po' saccente, un po' snob se gli altri non ti seguono, perché l'uno è quello che va avanti un po' da solo. Quindi, da un lato, delle caratteristiche bellissime che non sono dei blocchi, dall'altro, come dire, accetta di essere un leader, perché l'uno è un leader e come tutti i leader sono un po' soli, soli perché vanno avanti. Ok? Bocca al lupo, Mara. Come andrà tra me e mio marito? No, Maria Letizia, io non posso risponderti tra come andrà perché è un oracolo. Posso dirti cosa puoi trasformare in te nella tua vita affettiva, che è tutta un'altra cosa. E quello che mi viene fuori è questo, il costruttore.
Bisogna fare ordine. Per fare ordine, in questo caso, è uscito numero 4. Il 4 è quello che ti dice che bisogna stare con i piedi per terra, che bisogna costruire mattone dopo mattone, non bisogna fare voli pindarici, non bisogna in questo momento andare in un mondo di fantasia, ma bisogna valutare ciò che c'è seguendo le regole. Ok? Questo è quello che è uscito per te. Rispetto alla tua situazione sentimentale, quello che tu, che tu puoi trasformare. In bocca al lupo. Allora, Clara chiede quali sono i suoi blocchi sentimentali. Vediamo un po'. È uscito un 8, il potere. Allora, Clara, o tu eserciti un gran controllo nelle relazioni e quindi dopo un po' questo può diventare pesante, ok? Sei la leader nelle relazioni, quindi lasci forse poco spazio perché devi avere tutto sotto controllo, o viceversa, lasci troppo il controllo all'altra persona. Non credi nel tuo potere per accondiscendere all'interno della relazione. Per la paura che se non accondiscendi, non fai tutto ciò che desidera l'altro, ma mostri il tuo potere, l'altro potrebbe stufarsi. Non so quale dei due possa essere, lo sai tu, e entrambe vanno riequilibrate, ovviamente. Ok? In bocca al lupo, Clara. Rosetta chiede come posso sbloccare i miei talenti. Vediamo un pochino. Vediamo un pochino. Ah, è uscito un altro uno. Con l'intraprendenza. Questa sì che è una domanda a cui hanno risposto in maniera diretta. Prendi e vai avanti, fai le cose, non vanno sbloccati. Osa, osa. L'uno è il coraggio. Li sblocchi con il coraggio di portarli avanti, semplicemente. Non sono bloccati, sei tu che non osi. Ok? Osa fare, vai nell'azione. L'uno è un numero di azione. In bocca al lupo. Vivo allora Dessi, ambiente lavorativo talvolta Dessi, però se non sbaglio abbiamo già risposto, però forse era la domanda che non capivo. Attivo talvolta ostilità, come mai? Dipende dal mio comportamento lei. Allora questa sì è una domanda corretta, era quella in cui mi chiedevi prima, sei tu che mi chiedevi come mi vedo nell'ambiente lavorativo. È uscito effettivamente un 8 negativo. Vedono un eccessivo controllo. C'è un eccessivo controllo che tu eserciti nel lavoro e questo eccessivo controllo fa sentire gli altri un po' ingabbiati. Quindi sì, la risposta sarebbe questa, dipende un po' dal tuo comportamento, perché probabilmente il tuo voler avere tutto sotto controllo per l'ottima riuscita ti fa diventare a volte un po' troppo pedante. Cerca di lavorare sulla delega, saper delegare è importante nel lavoro, saper credere nelle risorse degli altri, dà loro molta fiducia e crea un buon team. Lavora su questo. In bocca al lupo, Manuela. Cinzia, quali sono i miei blocchi nell'amore? Mi piace una persona, sulla persona non ti dico niente perché questi non sono tarocchi, ti posso dire i tuoi blocchi nell'amore, questo sì. Ed è uscito di nuovo un 5 in negativo, il girovago e la voglia di evasione. Fai fatica a legarti a una persona, hai bisogno comunque di vivere un rapporto molto libero, molto molto libero, di spaziare molto, di fare sempre 3.000 cose, non stai mai ferma, e di vivere sempre nell'amore in molta leggerezza, senza mai pensare poi di poter radicarti, creare un futuro all'interno di un rapporto. E quindi trovi poi chi è simile a te, chi svolazza continuamente. E quindi le relazioni poi sono destinate a essere sempre solo all'insegna della leggerezza e questo va bene finché ti va bene, ma se cerchi altro bisogna che tu parta dalla trasformazione della tua energia per prima. E quindi sull'accettazione di radicarti e di avere anche una situazione affettiva più solida, più stabile, in cui bisogna accogliere anche alcune cose che non sono delle limitazioni, ma che tu vivi. In maniera eccessiva, eccessiva perché le vivi sempre come blocchi, blocchi al tuo poter fare, ok? Entrare in una relazione più seria non vuol dire limitare la tua libertà. Questo è il principio che devi rompere in te. In bocca al lupo.
Paola Rinaldi chiede come posso migliorare la comunicazione con mio marito. È uscito un 4 in negativo, il prigioniero, la necessità. Questo vuol dire che in questo momento la comunicazione con tuo marito è tutta un bisognerebbe fare così, le regole sono queste, questo sarebbe il modo giusto di fare, usare tanta logica, molta molta logica e anche freddezza nel portare avanti questa logica, ok? E quindi in questo momento per migliorare la comunicazione con tuo marito, comunica col cuore, raccontagli come stai, le emozioni che provi, senza cercare compatimento, ma con la voglia di dire ti racconto di me, ti racconto come mi sono sentita oggi. Riparti da lì, nel metterlo a parte di un tuo mondo affettivo, emotivo, in cui semplicemente gli racconti per la voglia di condividere e in cui gli fai percepire le tue emozioni. Questo ci sarebbe un discorso lungo da fare. In bocca al lupo, Paola. Monica chiede, c'è qualcosa che posso cambiare? Sbaglio come sono? Allora, nessuno sbaglia, innanzitutto, fanno tutti delle esperienze, che è ben diverso. Cosa puoi cambiare? In realtà, il consiglio è di continuare a costruire, perché è uscito un 4. Che ti dice, continua ad andare avanti con la capacità che hai, le capacità di fare ordine, di organizzazione, di meticolosità che tu hai, ok? Persevera e credici, a te piace la regola, tra virgolette. Bene, applicale e prosegui, non c'è nulla di sbagliato, in bocca al lupo. Cosa dice Antonella? Perché molti non hanno capito la differenza tra numeri e trocchi. Non lo capiranno mai, Antonella, non lo capiranno mai. Verissimo, grazie, molto bene. Vado avanti, vado avanti. Francesca Lapidari, quali sono i blocchi nella mia vita? Ok. Allora, vediamo un po'. L'angelo custode, il 6 è uscito, che è il numero dell'amore. L'angelo custode. Guarda, la risposta in realtà è che non ci sono realmente dei grandi blocchi, Isabella. C'è molto amore che tu hai voglia di dare, molto senso della responsabilità nei confronti degli altri, molta voglia di indirizzare gli altri, scusami, sbagliavo numero, le scelte degli altri affinché facciano il meglio nella loro vita. Occhio semplicemente a non essere un po' soverchiante su questo, ok? Hai voglia di dare amore, benissimo, ma ricordi anche che è giusto che tu ne riceva. Quindi anche il 6 è venuto a dire equilibrio a dare e ricevere, ma hai questa propensione assolutamente a essere molto affettiva, a essere un po' un punto di riferimento. Accogli questa cosa, ma ricordati di salvaguardare te. In bocca al lupo. Isabella, come posso sbloccare la mia forza di volontà? Ok. Molto bene. Wow, il guerriero di nuovo. Finalmente un po' di guerrieri stasera. L'uno, il guerriero, l'indipendenza, l'intraprendenza. Come sbloccare la tua forza di volontà in una maniera sola? Entrando nell'azione, smettila di pensare. Fai, fai. Ok? Non stare lì a valutare pro e contro di quello che faccio, non faccio, ma se faccio. No, fai, vai nell'azione. E fallo da sola, senza aspettare che gli altri sostengano i tuoi progetti e le tue proposte. In questo modo si sblocca. In bocca al lupo, Isabella. Manuela Pagliardi, desidero tanto rivivere un amore sincero. Lo sto bloccando perché in fondo ho paura. Ah, va bene, vediamo cosa dicono i numeri per te. Ed è uscito di nuovo l'otto negativo al controllo. Perché c'è un problema di controllo quando entri in una relazione, vuoi avere tutto sotto controllo, essere sicura che tutto andrà bene. Sì, hai paura, certo, l'eccessivo controllo è la paura che le cose non vadano bene, però in questo diventa un circolo vizioso. Allora, entra in una relazione affidandoti e inizialmente cogliendo il bello che ti può dare e dicendo le cose andranno come andranno, perché se io invece voglio essere sicuro di come andranno e quindi controllo tutto, io sto bloccando il fluire dell'energia ed è ovvio che poi le cose si spezzano, perché l'energia deve invece progredire. In bocca al lupo, Manuela. Vado avanti. Bettina dice, sto seguendo la strada giusta? Vediamo un po'.
il costruttore. Oh, c'è più gente stasera sulla strada giusta. È il consiglio del 4, che è appunto il numero più meticoloso che c'è, è quella di proseguire e continuare con l'ordine e l'organizzazione a costruire ciò che stai costruendo, stando bene coi piedi per terra. In bocca al lupo. E Maria Esposito invece chiede: posso cambiare qualcosa nella mia vita? Certo che possiamo cambiare sempre qualcosa. Francesca intanto scrive: grazie, tutto esatto, molto bene, mi fa piacere. Guarda, è uscito di nuovo lo zero negativo, l'angelo caduto. Vedete, la parola chiave qui è rimozione. Questo è anche il 9 negativo, 0 e 9 negativo sono uguali. Che cosa puoi cambiare? Puoi cambiare il fatto che vivi le cose o con troppa compassione, troppa partecipazione, quindi soffri per le cose altrui come se fossero le tue, poi non ne puoi più, vai in protezione, quindi in rimozione. Quindi cosa puoi cambiare? Mettere la giusta distanza. Quindi non essere gelida, ma contemporaneamente non essere troppo partecipe. Ok? Mettere i giusti confini. E sono le 20:30 e quindi io non devo terminare qui. Mi dispiace moltissimo per tutti coloro ai quali non ho potuto rispondere. Cercherò di velocizzarmi perché proprio oltretutto delle risposte mi saltano, non riesco neanche a vederle. E ci vediamo tra esattamente 2 settimane. Chiedo venia per tutti coloro a cui non sono riuscita a rispondere. In bocca al lupo per tutti e grazie. E grazie Anto del sostegno. Buona serata.